Su questa situazione, a parte non aver condiviso la decisione della Consulta di ritardare di quasi 2 mesi la decisione sull'Italicum, prendiamo atto di questa decisione, dopodiché noi siamo perché il popolo che è sovrano possa ritornare a esercitare il diritto di voto così come l'ha fatto domenica scorsa il 4 dicembre. Popolo italiano che è rimasto orfano del diritto di voto da 2 anni, per esempio per quanto riguarda l'elezione dei presidenti di provincia, dei consiglieri provinciali che oggi vengono nominati dai partiti. Popolo che ha capito la pericolosità di questa riforma e che di fronte al rischio il peggiore Arrigoni, di però la rimanere anche riforma è orfano. stata in qualche modo Sì, archiviata. no, ho capito. Mi dia allora un istante, Ripeto, però, perché. chi ha portato il treno a deragliare è stato Renzi e la maggioranza. E quindi sono loro in primis che devono fare la proposta. Certamente, Ok, allora allora rimette la attendiamo il palla parere della in mano a Renzi Consulta. e alla È maggioranza, chiaro chiarissimo. che è Allora. inevitabile che le due leggi elettorali per i due rami del Parlamento debbano essere omogenee, ma dopo di questo subito la parola ai cittadini italiani.